è il mio posto magico. In un aperitivo italiano che si rispetti, la focaccina non può mancare. Io preparo l'impasto la sera prima, lo faccio riposare tutta notte nel frigorifero e la mattina preparo le mie focaccine. Possono essere cotte, al forno oppure fritte. Una bomba! Qual è la tua pizza preferita? Pensaci e fai la tua focaccina. Io amo la burrata con le puntarelle condite con un pizzico di senape, oppure, buonissimo, una salsa di pomodoro ridotta, un po' acidula ma anche dolce, con un piccolo tocco di scorza di limone, qualche cappero. Semplice, buonissima. Io sono sempre generosa nel condimento, perché la cucina è abbondanza e condivisione. Io non so resistere alla cremosa e ricca consistenza della stracciatella di burrata, unita alle puntarelle e a un tocco di senape. La mia focaccina alle patate fritta si sposa benissimo con una salsa di pomodoro molto ristretta, è quasi cremosa, caramellata. Mamma, guarda come sono succosi! Se vuoi fare un buon crumble, devi usare una farina debole, adatta per biscotti, per esempio. Impastarlo pochissimo, non preoccuparti se vedi all'interno dei pezzettini di burro, saranno buonissimi quando lo mangerai. Poi questi fiocchi d'avena lo rendono super croccante, non ti stanchi. Il profumo dell'impasto dei cannoli mi fa impazzire, perché ha quel sentore di vino bianco e grappa che mi ricorda il profumo dello zabaione, le uova montate. La pasta per i cannoli deve essere sottile, ma non sottilissima, deve avere la giusta consistenza. Uno spessore di 1,5 mm è più che sufficiente. Il cannolino fritto è veramente un tocco in più. Questa dentellatura, ripieni di una crema soffice, sono veramente buoni. È un tocco nuovo per un aperitivo, qualcosa in più. I cannoli sono incredibili perché sono dolci ma anche un po' salati, super croccanti e ti portano un po' a carnevale e un po' alla prima volta che hai mangiato un cannolo in Sicilia. Adesso ci metto un goccino di latte per renderlo un po' più soffice e poi lo condiamo. Mi viene in mente quando ero piccola e andavo al ristorante di mio zio a mangiare e facevano una specie di antipastino, una ricottina tiepida con all'interno rucola, noci, grigli di noce e condita con olio e pepe. È una cosa meravigliosa, tutte le volte che mangio la ricotta penso a quei momenti. Io preferisco togliere la scorza del limone in questo modo, cioè tenendo il microplane verso l'alto, perché così vedo quanta ne ho e quanta ne voglio mettere. Io non metto olio nella ricotta perché l'olio è molto buono, ma in questo cannolo diventa un po' il protagonista. Preferisco che si senta proprio il sapore autentico, cremoso, quasi pastoso della ricotta da sola, con quel pizzico di scorza di limone che le dà freschezza. Super buono! Ecco qui,
una serie di piatti che mi entusiasmano. C'è il salato, lo speziato, il piccante, il soffice della focaccina da mangiare con le mani. Finalmente è arrivato il momento di assaggiare.